chi di voi crede agli UFO? Bene. Chi invece, diciamo, ha dubbi? Va bene. Poniamo la domanda in un altro modo. Chi ha le prove che gli UFO intesi come navicelle extraterrestri sono sul pianeta Terra? Chi conosce di voi queste prove? Chi invece non conosce queste prove di voi? La maggior parte, benissimo. Allora, sono tanti anni che assieme ai miei amici, tra cui primariamente Luca Trovellesi, che è qui in sala, giriamo il mondo per bypassare o superare quel bruttissimo termine che è credere. Credere è un termine che ci mette in una condizione di paralisi, perché uno crede o non crede e si ferma lì. Allora, siccome gli UFO intesi come oggetti, se tali sono, sono cose concrete, quindi come tutto ciò che ricade sotto i nostri cinque sensi e quindi si manifesta nel mondo fisico, se esistono ci saranno sicuramente delle prove che esistono, se non esistono ci saranno sicuramente delle prove che non esistono. Ora, questo ci crea un grandissimo problema, perché tutta la società si propone questo tema con il termine credo, che, ripeto, è un termine che ci mette in una condizione di paralisi, cioè impedisce di adottare quel semplicissimo e normalissimo modo di fare che è la ricerca. La ricerca è la base di qualsiasi sviluppo della conoscenza umana, quindi se noi anche in questo ambito non usiamo questa metodologia, ovviamente restiamo in una condizione che è puramente opinabile ed è basata su un sentire non meglio collocato. Invece, se gli UFO esistono, quindi se questi oggetti volanti, questa aviazione di altri pianeti esiste nel nostro mondo, ovviamente potremo trovare le prove, ed è quello che con Luca e gli altri ragazzi dello studio abbiamo cercato di fare ancora prima che esistesse lo studio, per pura passione che poi è diventata una professione, e abbiamo scoperto un sacco di cose interessanti, cioè abbiamo scoperto che questi oggetti, queste navicelle sono qui. Ovviamente se ci sono delle navicelle ci sono anche delle persone, cioè altre umanità che ci stanno visitando, sorvolano i nostri pianeti, fanno delle azioni molto importanti che hanno avuto una ricaduta enorme in epoca moderna sulla storia dell'umanità, ma la massa, cioè noi, il popolo, viene tenuto con delle metodologie estremamente potenti e sofisticate in uno stato di inconsapevolezza, e attraverso un sapientissimo utilizzo dei media viene tenuto in uno stato di assoluta disinformazione, anzi viene fomentato questo concetto del credere agli UFO, e tutto sommato credere agli UFO non è una cosa così importante, per cui anche il modo in cui viene proposto il tema è fuorviante, perché se ci sono delle navicelle, queste presuppongono cose, che esisterà una fabbrica che le ha costruite, ma se esiste una fabbrica, ovviamente non nel nostro mondo, perché noi non costruiamo dischi volanti, perché di questo vi stiamo parlando, esistono degli ingegneri, se la navicella qui esistono dei piloti, se ci sono dei piloti ci sono delle scuole di volo. Se esiste tutto questo e tutto quello che sottende un discorso di volo astronautico, ovviamente dobbiamo pensare che esista anche una gerarchia e un sistema di produzione e un sistema economico in grado di supportare tecnologicamente, finanziariamente, un incredibile progetto che è quello di mandare un numero enorme di oggetti volanti oltre i confini dello spazio e farli venire fin qui. Chi è che ha questo potere? Perché è stata presa questa decisione? Sono domande molto interessanti, perché se altre umanità ci stanno visitando e se queste prove esistono, ovviamente vi immaginate voi cosa potrebbe significare per noi società. Perché se una navicella volante proveniente da un altro sistema solare è riuscita ad arrivare fino a noi, ovviamente stiamo parlando di persone, di uomini, di esseri umani o comunque di entità intelligenti
che hanno una scienza superiore alla nostra, hanno delle capacità industriali superiori alle nostre, hanno delle capacità scientifiche superiori alle nostre. Quindi, visto e considerato che ancora non siamo carne in scatola per extraterrestre, se questi esseri sono qui e ancora non ci hanno contattato, ovviamente ci devono essere dei motivi molto importanti. Primo, perché non ci hanno ancora contattato, se sono qui, perché se è stato messo in piedi uno sforzo così enorme da portare nel nostro mondo questi oggetti, non ha senso dal nostro punto di vista che non ci contattano, che è la domanda che si pone normalmente il pubblico o la persona comune. Altra domanda interessante che ci dobbiamo porre, nel caso questo ragionamento abbia un fondo di verità, è perché i governi, i militari, la scienza, le religioni non ci dicono la verità? Perché voi sapete benissimo che a livello militare, servizi segreti, eccetera, eccetera, hanno il fior fiore della scienza e della tecnologia a loro disposizione. Quindi se un semplice ricercatore o dei semplici ricercatori come me, Luca e gli altri, ripeto, collaboratori, siamo riusciti ad arrivare a queste testimonianze, a queste prove, è ben interessante scoprire, no? Perché i governi tacciono? Perché gli scienziati tacciono? Perché i militari tacciono?